Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: scoppia la polemica in queste ore su Antonino Spinalbese. Che cosa sta combinando l'hairstylist nella casa del GF VIP? Antonino Spinalbese è appena finito al centro di un mare di polemiche, vediamo insieme che cosa ha combinato il vippone. L'hairstylist si trova in nomination contro Nikita Egele e spera di spuntarla. Il pubblico sul concorrente è diviso, perché c'è chi lo ama, ma c'è anche chi lo detesta. Spinalbese si è presentato inizialmente con un atteggiamento molto sicuro di sé, determinato e profondamente innamorato della figlia. Ormai è trascorso un mese dal momento in cui ha varcato la Porta Rossa e Spinalbese se la sta cavando alla grande. Il gioco sta entrando piano piano nel vivo e i vipponi cominciano a prendere le misure gli uni dagli altri. L'hairstylist si trova in nomination proprio con due donne molto discusse e con cui lui ha rapporti molto particolari. Con Gaele infatti c'è un'amicizia che potrebbe, secondo qualcuno, anche sfociare in qualcosa di più nonostante la ragazza sia sposata. Invece con Nikita Antonino è decisamente ai ferri corti. Il vippone ha dimostrato più volte di non sopportarla e sembra che sia nata una sorta di crociata contro la Pelizzon. Fermatelo, è uno dei commenti che si possono leggere sui social network contro Antonino, colpevole nelle ultime ore di aver esagerato proprio Nikita. Che cosa sta combinando e cosa rischia? Antonino sta rischiando grosso, soprattutto per quanto riguarda il gradimento del pubblico, perché il suo atteggiamento contro Nikita è spesso discutibile. Queste sono le ore antecedenti al risultato del televoto, nel quale i due sono contrapposti e sembra che il pubblico sia completamente diviso su chi scegliere. Forse però nelle ultime ore qualcosa è cambiato, perché Spinalbese si è fatto beccare dalle telecamere mentre faceva un'imitazione poco carina di Nikita proprio mentre la ragazza passava in giardino a pochi passi da lui. Molti spettatori hanno reagito malissimo a queste immagini, giudicando Antonino maleducato e esagerato. Ormai è una guerra tra Antonino e Nikita e lo sarà anche domani al televoto. Non possiamo sapere in anticipo chi vincerà, ma i sondaggi pendono a favore della Pelizzon. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.